Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Stanno uscendo trailer a go go di tutte le mie serie preferite. Già io non ho vita sociale quest'estate, figuratevi se stanno spuntando come funghi le nuove stagioni di cui io sono appassionato. Quindi io direi che possiamo andare ad analizzare il trailer di Defender che uscirà il 18 agosto. Io mi sono visto tutte e quattro le stagioni, tutte e cinque perché Daredevil ne aveva due. Dei supereroi, diciamo che posso fare già una classifica veloce veloce. Il primo Daredevil è quello che mi è piaciuto di più, poi c'è Jessica Jones che mi è piaciuto tantissimo. Luke Cage e Iron Fist sono quelli che mi sono piaciuti di meno. Luke Cage perché era una serie molto che andava molto a rilento, mentre Iron Fist si vedeva che era preparata proprio veloce 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 per l'imminente arrivo appunto dei Defender. I combattimenti non erano chissà che, veramente. Dopo Daredevil che faceva piano sequenza di 3 minuti di combattimenti allucinanti con un'azione assurda e una regia fantastica, mi hanno fatto Iron Fist che si vedeva bene che non era preparato al combattimento e faceva tutti quei movimenti così poco fluidi, meccanici, diciamo. Ok, andiamo subito ad analizzare il trailer, che l'ho già visto e mi è piaciuto tantissimo. Si vede che la qualità si è alzata enormemente. Guardate gli effetti speciali, fantastico. La CGI è fatta veramente bene. Qui si vedono tutti i nostri protagonisti e c'è lei. Aspetta, qua il combattimento. Fantastico, fantastico. Si evince ancora che Daredevil è una spanna sopra gli altri. Lei è Alexandra. Alexandra, boh, non so come si chiama. E dovrebbe essere l'antagonista, oh, c'è anche Elektra, l'antagonista di tutta questa stagione, credo, di Defender. E sarà tipo, che ne so, il capo della mano, boh, devono unirsi per proteggere New York City da questa minaccia imminente. Ci sono delle gag molto divertenti, Daredevil che riesce a scoprire che cosa serve tramite l'odore, il mio personaggio preferito in assoluto. Elektra pure è fantastica, bellissimi combattimenti. Iron Fist non lo so, spero che lo migliorino rispetto alla sua serie. Comunque le azioni, guardate che bello, mamma mia, le azioni sono veramente ben fatte. Wow. Lei è un'attrice formidabile anche. Fantastico. Elektra. Che guarda New York dall'alto, come ogni serie TV americana si rispetti. Bellissimi combattimenti dentro una grotta dove stanno una miniera. Madonna, guarda che spettacolo, bello, bello, bello. Sì, comunque si stuzzicano a vicenda tutti e quattro i The Defender, eh. Pensa, secondo me potrebbero pure metterli in mezzo agli Avengers, in diversi film, questi quattro protagonisti. Dicono, sono voci che girano. Comunque sembra veramente, mi fa veramente un'ottima impressione questo trailer. Oh, l'attacco finale di Iron Fist con il suo, appunto, Iron Fist. È fatto veramente bene. Ok, adesso stanno su una metropolitana. Jessica Jones ovviamente sempre così sgraziata come sempre il solito animale. Stata una lunga settimana. Ok, il trailer è finito. Non so voi come la commentate questo trailer. A me ha fatto veramente un'ottima impressione, bellissimo. E dicono, avevo letto un sacco di tempo fa, ora non mi ricordo bene, potrei anche sbagliarmi, che comunque è una miniserie, pertanto ci saranno 7-8 puntate massimo e sarà una stagione sola, poi forse magari ne faranno anche altre. E la qualità la vedo gran lunga superiore sia a Luke Cage, forse no, ma sicuramente di Iron Fist. Daredevil, per quanto ho visto nel trailer, è quello che nelle scene d'azione di livello è superiore a tutti. Ok, io credo di aver detto fin troppo, tanto è un trailer di 2 minuti dove si vedono solo scazzottate e non si può sviscerare più di tanto. Mettete un commento, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre, ragazzi, al prossimo video. Fate bravi, non vi drogate, ciao!